Una stretta urgente, inderogabile, necessaria per fermare questa carneficina. È la priorità della politica del paese intero. Giulia, per Paola, sono le ultime vittime di un elenco che sembra senza fine. 47 le donne uccise solo nel 2023. E la legislazione vigente, pur molto valida, sembra non bastare più. Per mettere fine a questa strage silenziosa, il governo ha messo al lavoro un pool di 3 dicasteri, pari opportunità e famiglia, interno e giustizia, un tandem interministeriale per irrobustire la normativa sui femminicidi e sulle violenze di genere. Un pacchetto normativo, un disegno di legge concordato tra i 3 dicasteri che tende a rafforzare le misure esistenti e a sanarne le criticità e che domani approderà al Consiglio dei Ministri. L'obiettivo è intercettare in ogni modo possibile le situazioni di pericolo prima che diventino femminicidi, estendendo le possibilità ai casi di intervento del questore, ma anche di informazioni utili alle vittime. Un DDL che inserisce la trattazione di questi reati tra i processi con priorità e che punta chiaramente al rafforzamento delle misure cautelari, l'ammonimento, il braccialetto elettronico e il distanziamento. L'ammonimento, il cartellino giallo nei confronti degli autori delle condotte violente, il divieto di avvicinarsi al domicilio della vittima e ai luoghi da lei abitualmente prescelti, con la distanza minima da rispettare che non potrà essere inferiore ai 500 metri a tutela della persona offesa. La misura sarà accompagnata dal braccialetto elettronico in modo da verificare concretamente se l'uomo violento rispetti o meno la distanza stabilita. Prevista inoltre una procedura più rigorosa proprio per l'uso del braccialetto elettronico, che potrà essere imposto anche in via preventiva per i cosiddetti reati spia. Nel DDL viene inoltre riconosciuta l'esigenza di una forma di specializzazione per i procuratori che seguiranno i casi denunciati, ma ciò che diventerà centrale è il fattore tempo con i pubblici ministeri, che dovranno agire in modo tempestivo per evitare nuove vittime. I PM avranno 30 giorni appunto per la valutazione del rischio e quindi dell'applicazione delle misure cautelari. 30 giorni, infine, anche per il giudice, che dovrà vagliare il caso su istanza del PM e decidere come procedere.